Ciao, sono Ren e oggi andremo ad unboxare questo pacco che mi è arrivato da poco. Io ovviamente so già cosa c'è dentro, ovviamente ho già rimosso prontamente i miei dati personali e adesso iniziamo ad aprirlo. Ovviamente io so già cosa c'è dentro e questo unboxing differirà perché rispetto agli altri farò anche un first look alla figure che c'è qua dentro. Apriamo il box e vediamo chi c'è dentro. Allora, eccola qua, bellissimo questo pacchetto, come al solito. Allora, come possiamo vedere sono due figure. Di chi si tratta? L'ho già detto, di due Black Widow del film stand alone. Due perché ovviamente una è per me e una è per rivenderla a 90 euro. Ma ovviamente sto scherzando. Una è per un mio amico e abbiamo preso insieme, ci si è smezzati le spese di spedizione. Comunque, boh, quale delle due messa peggio prendo io? Boh, sono entrambe perfette. Vabbè, figlio questo. Allora, rimuoviamo questo cellophane qua intorno. Eccola qua, Black Widow. Porca la puttana, si è fatta bene. Madonna, il volto, bellissimo. Allora, il box mi piace un casino, c'è questo strano bollino che non so che cosa sia, non l'avevo mai visto su un box dell'SH. È piccolino, sì, però è molto carino. Non c'è nulla di particolare qua dietro. Sì, delle foto promozionali, figo. Molto figo però l'artwork e anche il box design. E adesso lo apriamo insieme. Da che lato va aperto questo box? Penso questo, boh. Che lato sembra più consono per aprire questa figure? Boh, questo forse. No, non lo so. Questo, dai. Comunque vi racconto un fun fact, ovvero che tipo ho pagato 20 euro per la spedizione con FedEx. Il mio amico che ha preso l'altra copia di questa Vedova Nera, a lui Iron Man arrivò, cioè prese un Iron Man e gli arrivò in 3 giorni, va bene. E l'ho preso io, ho fatto l'ordine io, sempre con FedEx, dallo stesso venditore, e ci ha messo un'eternità. Comunque non voglio far danni, quindi andrò cauto e adesso vedrete probabilmente un taglio. Ok, sono riuscito ad aprire il box senza far nessun tipo di danno. Tiriamo fuori. Orca Eva, che bello sto box. E adesso vediamo la figa. A parte che comunque sembra che abbia un sacco di roba. Ma come? È solo. Allora, la figure. Eccola qua, fighissima. Orca boia, sei bella. Figa, molto figa. Piace molto. Il volto è particolarmente ben fatto. Sono molto contento di come è venuta. Porca Eva. Impressione. I capelli non mi piacciono, queste treccine, però boh, cioè non mi piace l'acconciatura, ma non come siano realizzati. Allora, posso dire che dall'unica recensione che ho visto non mi convinceva, ma dal vivo devo dire che sì, ma davvero è incredibile, ragazzi. Credo che questo sia il miglior volto di Scarlett Johansson che abbiamo in 1 a 12. E non credo che si possa far di meglio. Ma una cosa che stavo menzionando prima è che allora, questi sono tutti gli accessori. Allora, vabbè, ho fatto un po' l'animale. Pensavo che avesse due di questi bastoni. Boh. Ah, si staccano. Allora, due pistole. Sì, una e due. La roba ci dà un po' di roba. Sono curioso anche di vedere. Ah, figo, quindi sono. Si rimuovono. Ah, figo. Quante volte ho detto figo in poco tempo? No, comunque, mica male, proprio per niente. E comunque, la recensione sua uscirà presto. Questo era semplicemente un unboxing ed un first look. E niente, devo dire che comunque mi piace un sacco. Ah, se vedete la luce è diversa, non è che le ho cambiate.
è che sto registrando a mezzogiorno, di solito registro alle 3 di notte con luci artificiali, quindi migliora tutto il look della figlia, a me mi piace un sacco ed è anche bella pesante, a dire la verità. Volevo vedere una cosa. No, 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 non si nota. No, 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 no. No, e tipo da una recensione avevo visto che uno l'aveva mossa in una maniera strana. E tipo sembra che facesse schifo. Però invece mica male. E comunque, vedrò di far uscire al più presto la sua recensione. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like. E iscrivetevi al canale. Se vi piace questo tipo di unboxing, fatemelo sapere nei commenti. E per questo video è tutto, ci si vede al prossimo.